Signori, è successo. Accademia dei Pugni finalmente è diventata grande. Questo episodio è nato, è sorto grazie alla volontà di una persona di darci fiducia e noi saremo per sempre debitori. Una persona, Rachel, che lavorando per GMT Games, uno dei pilastri delle pietre miliari del gioco da tavolo internazionale, ha deciso di collaborare con Accademia dei Pugni inviandomi una copia da recensire di uno degli ultimi giochi usciti, Levian Campaign, italianissimo in un certo senso. Signori, insomma, stiamo parlando di Inferno, Guelfi Ghibellini in Toscana 1259-1261. Signori, un gioco sontuoso, poi lo vedremo più in dettaglio, un gioco che consiglio a tutti quanti. Ci sono ovviamente delle complessità da affrontare, poi magari in dettaglio durante la recensione ne guarderemo qualche dettaglio, anche se questa non sarà appunto un tutorial, per questo ci sono altri canali, ma che è un'esperienza che va fatta, per secondo me, per non solo per qualsiasi persona che si interessi ai giochi da tavolo o ai wargame in generale, ma per ogni persona che si interessi alla storia. Perché giustamente l'idea di tridimensionare la storia, di renderla una forma plastica, esplorabile, sezionabile, vivibile, passa anche e soprattutto dall'esperienza di prima persona. Ora, non si può purtroppo cavalcare a fianco di Dante alla battaglia di Campaldino, non si può essere testimoni purtroppo della battaglia di Montaperti, però la simulazione in questo senso potrebbe aiutarci, e questo, signori, è una ottima simulazione. Eccoci qui quindi con l'unboxing di Inferno, Guelfs and Ghibellines V for Tuscany 1259-1261. Allora, si tratta di un gioco sontuoso, maestoso, copertina secondo me molto molto suggerente, come dicono gli spagnoli, molto simpatica. Un gioco di Enrico Acerbi e Volk Runke, per chi si intende più o meno di giochi da tavolo wargame, Runke dovrebbe dire qualcosa e tendenzialmente dovrebbe dire qualità. Gioco Levian Campaign volume 3. Che cos'è la serie Levian Campaign? È il motivo per cui mi è interessato portare questo gioco sul canale, perché la Levian Campaign è una serie di giochi da tavolo, wargame in particolare, che tenta di simulare la guerra stile medievale, che si divide appunto in due fasi separate. Una fase, diciamo, invernale, dove si pianificano le operazioni, come diceva Fernand Braudel, e una fase effettivamente di operazione, di campagna militare. Quindi nel gioco i giocatori che ammasseranno le loro truppe nella fase levi poi si affronteranno in campo aperto nella fase campaign. Ma vediamo che cosa c'è dentro questa bellissima scatola. Partiamo con la mappa, una mappa che comunque è abbastanza di dimensioni ridotte rispetto, diciamo, a altri wargame. Vedete che la parte superiore del tabellone ha il calendario, che appunto scandisce le fasi levi dalle fasi campaign. Ci sarà poi un token che vedremo che cambia in base al momento dell'anno, diciamo. Tutti quanti i luoghi dell'Italia centrale, Firenze, Lucca, Siena, e una piccola chicca, perché adesso iniziamo già a vedere che i designer del gioco già avevano pensato a un impiego didattico delle battaglie importanti, anzi di una battaglia importante, che è quella risolutiva di questo scontro, che è tra Guelfi e Ghibellini, cioè Montaperti, 4 settembre 1260. Mappa molto chiara, bello lo stile medievale, come vedete questi figurini prettamente in stile gotico duo-trecentesco. E insomma, adesso senza entrare tanto nel vivo del gioco, anche perché ci sono altri canali come il canale dell'amico Winter Quartering, di cui vi passo il link, che trattano molto meglio le meccaniche, hanno After Action Report molto interessante. Quindi noi ci occupiamo invece di quello che riguarda
il collegamento storia gioco da tavolo che questo gioco in particolare ha molto da dire. Però andiamo avanti per vedere che altro c'è nella scatola. Abbiamo ovviamente le regole del gioco riccamente illustrati. Bellissimo, una carta molto bella, devo dire. Ecco qua, con i vari scenari, perché è un gioco che si gioca a scenari. Volendo si può giocare anche lo scenario totale, che si fanno tutti quanti gli anni del conflitto, avendo il tempo. Se no, vedete, avete Dolenti Note, Infar Vendetta, Santa Fior Oscura, Arbia colorata in rosso, lasciate ogni speranza, Di Sangue Tempio, e avanti così, insomma. Molto bello, molto bello. Dopodiché abbiamo un background book, che è una delle cose che più mi hanno fatto impazzire. Un libro di background. E che cosa c'è nel libro di background? Signori, c'è la ciccia, c'è la parte che interessa a noi. Per esempio, scenario A, cavallata per Cortona, eccolo qua, e ci spiega un po' di strategia di gioco, che va sempre bene, ma altresì, ecco qua, c'è eventualmente anche la parte in solitario, ci spiega, questo qua, vabbè, ho preso quello meno, ecco qua, la storia della campagna. Per esempio, campagna poca favilla, abbiamo, vabbè, ovviamente anche un endecasillabo, un mezzo endecasillabo così a occhio di Dante, poca favilla, gran fiamma seconda del paradiso, e ci spiega tutta la storia della campagna. Vedete anche qui riccamente illustrato con le illustrazioni d'epoca. E quindi l'idea che hanno avuto i designer del gioco, e che appunto è la cosa che più mi ha interessato, è stata quella di unire il gioco con effettivamente non solo il contesto storico, ma anche effettivamente l'interpretazione storica. Vedete, qui ci sono una battaglia minigame, una versione molto condensata per ricreare Montaperti, per esempio. Qui vedete le mappe, e queste qui non sono mappe di gioco, perché vedete la mappa è topografica contro appunto una mappa, diciamo, astratta e più strategica, ecco, degli scontri. E vedete invece qui lo scontro sulla mappa di gioco, ok? Battaglia di Montaperti. Ma andiamo avanti. Abbiamo due schermetti per giocare con la Fog of War. Questa, insomma, non è una cosa appunto più riguardante il gioco in sé, cioè per non dare contezza piena delle forze del nemico si possono nascondere le nuove truppe dietro sto schermo. E vabbè, insomma, questo appunto riguarda l'aspetto più pratico del gioco. Qui abbiamo delle schede riassuntive per i giocatori. È un gioco ovviamente complesso ma non complicato, e quindi ha bisogno di questo genere di aiuti. Ecco qua, qui abbiamo una tabella riassuntiva di tutti i lord e vassalli dei Guelfi e dei Ghibellini. Vedete Siena, ecco qua, poi c'è il Carroccio, Provenzano, Giordano di Agliano, eccetera eccetera. E anche qui un'altra tabella riassuntiva di altre regole, che vabbè, insomma. Abbiamo dopodiché i counter, ecco qua, le pedine. Vedete, qui si tratta di pedine che sono molto utili nella fase di campaign, ma che vengono create o radunate durante la fase di levy. Quindi tutte quante le cose che riguardano la logistica, le provviste, i frutti del saccheggio, i carretti fisicamente per portare la roba, i soldi, le navi, eccetera eccetera. Qui abbiamo anche qua un po' di nomi, un po' di podestà, vassalli, lord che si possono richiamare in guerra, e qua altrettanto. Un po' di legno, eccoli qua, un po' di legno. Vedete, i cilindretti rappresentano sulla mappa i generali, i lord, i vassalli, le personalità storiche del periodo che stiamo trattando, mentre quelli rettangolari, le parallelepipedi, sono invece le truppe. Adesso così a ricordo, quelle grigie sono gli uomini corazzati, i verdi sono gli arcieri e i marroni sono
i peasants, i contadini armati, questi qui giallini, non mi ricordo assolutamente. Benissimo. Parte interessante di sto gioco è che unisce lo strategico al tattico. Nelle fasi di battaglia si va su questa mini plancetta, ecco qui, che simula uno scontro militare tattico. Quindi abbiamo le unità che vengono piazzate sul fronte, sull'ala di sinistra, l'ala di destra, che si scontrano così, quindi c'è anche una dimensione vagamente tattica negli scontri. Eccoli qua. Altro cartoncino, questi qui sono tutti i cartoncini che riguardano i vari vassalli, guelfi o ghibellini, in questo caso ghibellini, eccoli qua. E poi abbiamo Firenze, Lucca, questi qua i guelfi, Arezzo, Orvieto, eccetera, eccetera. Qui appunto, senza intasare la mappa, mettendo tutto in mappa che poi è ingestibile, in mappa si mettono solamente i cilindretti di legno di prima e poi appunto fuori dalla mappa, in un lato del tavolo, ogni cilindretto ha il suo zoom e quindi avrà un valore di servizio, di lordship, di comando, avrà un certo numero di soldati, un certo numero di assets, in modo appunto da facilitare anche in questo senso il gioco, renderlo più ergonomico, avendo poco in mappa e appunto tutte le altre informazioni al di fuori per gli approfondimenti. 6 dadi ovviamente, colori guelfi ghibellini, bellissimi, e dopodiché abbiamo il sistema di command e di Arts of War. Come funziona il sistema di command? Molto semplice, ci sono appunto due mazzi che non ho ancora aperto, tra l'altro adesso lo apriamo, con il quale ogni carta ha un vassallo, ha un lord. Quando si va in fase di campaign, per decidere chi ha, diciamo, la precedenza nel turno, si creerà un mazzo con varie carte che rimandano a vari lord e, mischiato il mazzo, si pesca la carta, una alla testa, per vedere... No, non si mischia il mazzo, perché si decide anche l'ordine di gioco, scusatemi. E si pesca una carta alla volta per muovere i pezzi nel tabellone. Le carte Arts of War, anche qui divise in guelfi e ghibellini, sono invece dei potenziamenti e o degli eventi. Gli eventi sono sopra, i potenziamenti sono sotto, e quindi in base al momento della partita e il tipo di carta che si ha, si possono potenziare i propri lord o si possono far succedere cose nella partita. Torniamo momentaneamente quindi a questo libro, che è letteralmente un libricino, vedete sono 64 pagine comunque, quindi ce n'è da leggere volentieri, ecco qua. E perché appunto questo secondo me è il punto forte di questo gioco. Allora abbiamo, c'è un indice? Sì, ecco qua l'indice. Vedete, c'è un quick start, così per iniziare a giocare dopo aver letto le regole senza perdere troppo tempo. Vedete che è letteralmente una paginetta di quick start con questo scenario chiamato cavallata per Cortona, eccola qui, che dura penso un turno. Abbiamo le regole per il solitario, che verosimilmente verranno studiate e forse portate anche su questo canale, perché questo gioco qui l'ho pensato soprattutto per provarlo solitario, per vedere come va. Una spiegazione di come funziona il gioco. Abbiamo il minigame che avevamo visto prima, pagina 19, eccolo qui. Eccolo qua, per ricreare Montaperti con tanto di storia, di tutti quanti gli scenari, quanto sangue, dolenti note, infar vendetta, bla bla bla. Abbiamo On Banners, che non ho assolutamente idea di cosa sia, andiamo a vederlo subito. Eccolo qua, On Banners. Questi qui è letteralmente un capitolo sulle bandiere, quindi dice, noi sappiamo che i latini non erano usi a usare le bandiere, i romani avevano i vexilia e le insignia, oppure i labari verticali, da cui sarebbero poi derivati i gonfaloni medievali, bandiera è una parola alto medievale, bla bla bla, quindi proprio una spiegazione del perché abbiano scelto certi simboli per certi lord o per certe città, eccoli qua. Quindi anche qui
il designer dà conto delle sue scelte, quindi anche qui, come dico sempre, siccome la storia è sempre interpretazione, il designer ci spiega perché ha scelto una certa interpretazione, e poi mentre giocate appunto le carte di cui parlavamo prima, per esempio questa, eccola qua, Ambush o Storsen Wellwater, ci spiega che carta è, che cosa succede. Vedete, nel 21 settembre 1250 una imboscata guelfa a Figline Valdarno fece scappare in un sol colpo l'esercito ghibellino di Firenze, bla bla bla, eccetera. Tutte le carte, vedete, fuoco greco, i lavori stradali, le colline, Genova, la palude, bla bla bla, vi spiega bene l'episodio storico che ha ispirato quella carta. Per esempio, No Time for Cowards, la storia è un pezzo del libro di Trollop Adolphus, A History of the Commonwealth of Florence, e riporta, quindi c'è proprio anche la bibliografia, se non ricordo male, che adesso recuperiamo, forse dopo, o forse nel regolamento. Così, ecco, vedete qui le note dello sviluppatore che spiega perché e che dà conto appunto delle sue interpretazioni. Qui non c'è la bibliografia, forse è nel manuale, o forse me la sono inventata, potrei essermela inventata. Come mai? Vabbè, non importa. Signori, questo veramente molto molto condensato era un unboxing / spiegazione di questo gioco, che vi consiglio assolutamente di procurarvi. Appunto, adesso, visto che ci sono anche le regole in solitario, penso che ci daremo un'occhiata e daremo anche una valutazione su quanto sia facilmente giocabile in solitario. E niente, andiamo alle conclusioni. Che dire, amici, il gioco l'avete visto, i componenti sono bellissimi, il libro è scritto molto bene e praticamente vale solo quello l'acquisto per quanto mi riguarda. I giochi della GMT sono disponibili presso vari rivenditori anche in Italia, non è assolutamente difficile da trovare. Per chi volesse provare a giocare un Levin Campaign senza sobbarcarsi il costo, che comunque effettivamente è un costo di una certa entità, esiste un sito che si chiama Rally the Troops, dove è presente, credo, il primo volume della serie Levian Campaign, Nevsky, sulla campagna ovviamente Nevsky contro Teutoni, e che si può giocare liberamente, gratuitamente su internet. Ci sono le regole, si può studiare, si può giocare, e quindi il mio consiglio è andare su Rally the Troops, fare qualche partitina, eventualmente potremmo anche pensare di fare qualche partitina così internossa, Accademia dei Pugni, poi vediamo, e poi eventualmente valutare l'acquisto di Inferno, che per il tema, per la complessità, ma non appunto complicatezza, è meraviglioso. E signori, cercare di far vincere Guelfi o Ghibellini a piacimento, interpretando la nostra storia, la storia nostra che diciamo viviamo in questa simulazione per qualche oretta la sera. E direi che con questo siamo a posto per un bel po'. Ricordo come sempre di iscrivervi, di lasciare i like, commenti, soprattutto i commenti li vorrei vedere, tipo: ah, questo gioco mi ha fatto pensare a un'altra esperienza che ho fatto col gioco da tavolo, dove ero, non lo so, un tenente tedesco o americano alla Seconda Guerra Mondiale, ho provato un briciolo di quello che hanno provato loro durante lo sbarco in Normandia, oppure sono stato un costruttore di cattedrali medievale. Insomma, magari qualche appunto, qualche sprazzo, diciamo, delle vostre giocate, condividetecelo. Facciamo anche, creiamo un thread sotto YouTube in cui parliamo delle nostre esperienze, perché sono molto curioso e secondo me anche gli altri spettatori di questo video vorrebbero lo stesso. Signori, ci vediamo come sempre ogni martedì alle ore 9:30 Accademia dei Pugni live.
E niente, signori, giocate, giocate bene e viva la storia. A presto, ciao!